e si vede questa vetrina e ci si chiede: ma questo è un barbiere o un concessionario di motociclette? Allora, ovviamente è un barbiere. Mi piaceva molto l'idea di poter mettere qualcosa che fosse di contaminazione, no? Quindi in questo caso la moto mi attraeva molto, cioè avevo lo spazio libero. Qui sono moto vere in vendita. Assolutamente sì, questa è una BMW che è arrivata qualche giorno fa. Ciao, sono Linda, 18 anni e questo è il mio primo lavoro. E diciamo che lavorare qui è il mio sogno perché sia il fatto del barbiere, i capelli corti che le moto sono la mia passione, quindi diciamo che questo è il mio ambiente ideale. Che cosa metti in relazione i motori ai capelli? Questo è un posto per i giovani e io ho voluto concentrarmi su quello che poteva idealmente piacere ad un ragazzo giovane. In futuro mi piacerebbe molto anche poter mettere, ad esempio, dell'abbigliamento. Questo tipo di contaminazione mi diverte. Linda, Antonio, Luigi e Zoni sono i quattro nostri ragazzi che hanno, diciamo, iniziato questa avventura con noi. Vengono dalla Puglia, dal Kosovo, da Padova e abbiamo cercato ovviamente la qualità di questi ragazzi, la loro bravura, ma anche per dare un segnale di pluralismo culturale. Ci piaceva molto perché Padova è una città universitaria, abbiamo tantissimi studenti stranieri e quindi i ragazzi sono giovani, talentuosi e aperti al mondo di oggi. C'è una filosofia particolare questo spazio che si chiama Tagliato. Ho voluto appunto portare qui a Padova una cosa che non c'era e questo è proprio un posto libero, diciamo, dove tu puoi venire senza prendere appuntamento, una qualità altissima ad un prezzo invece molto competitivo, quindi questa è un po' la sfida. L'idea di poter lasciare anche la sala parte dell'attesa una sua attrazione, mettere delle PlayStation piuttosto che un biliardo, cioè tutto questo è in crescendo, quindi noi stiamo molto puntando sull'aspetto insomma di, ecco, di curare il cliente da quando arriva a quando se ne va. Tagliato il nostro buongiorno mattino, grazie Vittorio. Ciao, grazie. Buongiorno mattino.